po' arrabbiato per come è andato il finale? Non tanto il finale, ma quanto rammarico, perché il primo tempo secondo me questa partita doveva già essere chiusa. Poi ovvio, noi abbiamo fatto una partita importante a livello fisico martedì, davanti eravamo un po' corti, hanno dato il massimo, poi quando non ce l'hanno fatta più ho dovuto togliere e mettere energie nuove, però come prima punta ci avevamo poco e quindi ho cercato di mettere punte esterne di gamba per poter ripartire. No, comunque la partita, ripeto, il primo tempo grosso rammarico, perché senza esagerare per me poteva finire con tre gol di scarto, perché abbiamo avuto tante occasioni e anche nitide, non ipotetiche. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, nel secondo tempo sono venute meno le energie fisiche, poi a due minuti dalla fine abbiamo ripreso la partita sul 2-1, quel gol non si può prendere mai, però oggi il rammarico, ripeto, è per il primo tempo, perché non abbiamo fatto più di un gol, e per gli ultimi due minuti. Io credo che faccia riferimento all'occasionissima avuta da Capello, da Della Latta sull'1-0, che erano davvero nette. Chiedo una cosa, approfitto della sincerità di Calabro, mi ricordo quando ci sentivamo lo scorso anno, non ha peli sulla lingua, in quel primo tempo, soprattutto in quell'approccio vostro, quanto c'è anche di difficoltà psicologica del Pescara, perché primo gol preso dal Pescara? Non lo sapevamo e siamo venuti proprio perché sapevamo che dovevamo farla il primo tempo la partita. Per le risorse fisiche che avevamo a disposizione dovevamo cercare di approcciarla subito forte, cercando di approfittare anche delle defiance mentali che può avere questa squadra in questo momento. Analisi tattica della partita. Dove avete provato a mettere in difficoltà il Pescara? Nel senso, dove vi stava riuscendo la partita nel primo tempo? E al di là di questo aspetto fisico, di questo calo che ha avuto nel secondo tempo, l'inserimento di due attaccanti piccoli, mi riferisco ad Accornero e a Cangiano al posto di Tuniov e Cuppone, vi ha creato un po' di problemi? Sì, perché poi noi ci eravamo abbassati e le caratteristiche di due attaccanti piccoli, bravi nel fraseggio tra le linee, ci ha messo in difficoltà. E noi nel primo tempo l'abbiamo preparata con la posizione di Della Latta, che di solito noi facciamo giocare leggermente più basso, ma oggi sapevo che con la mancanza di attaccanti di peso avevo bisogno poi di gente che potesse riempire l'area di rigore. Poi il primo gol è successo così, è anche una struttura che ci potesse anche permettere non soltanto di uscire palla al piede da dietro, ma anche con una verticalizzazione sulla figura, e quindi Simone l'ha fatto molto bene, tant'è che ha fatto il gol e tant'è che ci è andato vicino altre volte. E ripeto, poi tutto questo doveva portare, secondo me, a finire il primo tempo con largo vantaggio, per poi sapevamo che il secondo tempo avremmo comunque avuto delle difficoltà fisiche comunque da gestire. Niente, c'è rammarico perché, ripeto, non abbiamo approfittato al 100%. Studio per il tecnico Calabro, che l'auricolare vi ascolta. Sì, buonasera Calabro. Beh, insomma, non l'avevamo prevista questa novità di Della Latta, poi potremmo fare vedere anche la schermata Della Latta, e effettivamente questa novità ha sortito gli effetti desiderati. Qui al mio fianco c'è Massimo Epifani, allenatore che lei conosce sicuramente molto bene. Una domanda da parte tua, Massimo. Ma innanzitutto ciao Massimo, lo saluto con affetto, perché Antonio abbiamo fatto i corsi insieme, ci siamo incontrati contro, gli faccio i complimenti di quello che sta facendo, ha parlato perfettamente, l'analisi tattica è quello che dice lui, è logico, se non approfitti il primo tempo delle occasioni poi la partita la puoi portare in questa maniera, anche se alla fine c'è il rammarico da parte sua, perché far gol 2-1 al 90esimo e riprendere gol l'azione dopo su una disattenzione dispiace, però sta facendo un grande campionato e gli faccio in bocca al lupo, perché i playoff e non fa gli scongiuri, se la può giocare alla grande, perché l'ho visto anche a Pineto, una squadra solida, forte. Poi lui è bravo, quindi
gli faccio i complimenti. Grazie Massi, sei troppo gentile. Sì, la disamina è quella, è chiara, è... non fa una piega, ripeto, le energie oggi erano, la partita oggi era stata pensata per sfruttare anche le defaianze mentali del Pescara, che sapevamo che non naviga in un ambiente serenissimo, no? E questa è una piazza che comunque anche mentalmente ti fa soffrire determinate cose, quindi ne volevamo approfittare. Siamo partiti aggressivi sapendo che poi l'avevamo messo in conto che nel secondo tempo potevamo calare, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, perché poi comunque venire a Pescara e fare sempre una prestazione del genere, non è che stiamo parlando dell'ultima squadra del campionato, perché il Pescara è sempre una squadra forte che si è permessa di togliere due attaccanti forti e di mettere altri due forti, cosa che noi oggi non potevamo fare.